Benvenuti nel nostro spazio benessere. Andiamo a sbirciare che cosa mi chiedete nel nostro blog del benessere. Ciao Serena, ho un dolore continuo al cervicale. Ho fatto una risonanza ma non ho niente di grave. Mi potresti dare un consiglio per poter affrontare questo dolore fastidioso? Il dolore cervicale è un dolore molto comune. Allora andiamo insieme a vedere qualche esercizio che possiamo fare anche seduti comodamente a casa. Quando abbiamo tensione cervicale dovuta a stanchezza muscolare, noi dobbiamo pensare di non aggrapparci solamente alle medicine, ma di cercare anche una soluzione naturale che può essere l'esercizio o un automassaggio. La prima cosa che io consiglio è di sedersi sopra un cuscino se si ha qualche stanchezza alla zona lombare o qualche dolore. L'altezza si può scegliere anche mettere due cuscini in base all'affaticamento soggettivo che ognuno ha. In questo modo il peso non sta solamente sull'osso sacro, ma va scaricato anche in avanti. È fondamentale ricordare che noi siamo tutti collegati, quindi quando non abbiamo un buon respiro non riusciamo a ridistendere la muscolatura superiore. Quindi la prima cosa che possiamo fare è quella di provare a ruotare all'esterno le braccia e le mani, fare un profondo respiro e cercare di allontanare il più possibile le spalle dalle orecchie. In questo modo ricerchiamo anche un possibile allungamento della colonna vertebrale verso l'alto. Quando abbiamo trovato la posizione, iniziamo a respirare con il torace. Riempiamo con un'ispirazione. E durante l'espirazione il torace si chiude e tutta la zona superiore si rilassa. Ricordiamoci che spesso le casalinghe hanno un gran dolore cervicale perché utilizzano in tutti i lavori che fanno le spalle. Quando stiriamo, quando stacchiamo le tende o quando le rimettiamo, in ogni caso dobbiamo sempre cercare di controllare il nostro respiro. E la stessa cosa dobbiamo controllarla anche quando lavoriamo e evitiamo quando lavoriamo di avere l'aria condizionata o il ventilatore direttamente sul cervicale. Possiamo adesso passare a un paio di esercizi per poter distendere la muscolatura. Prima di tutto ricercate di nuovo l'allungamento della colonna vertebrale verso l'alto e ricercate l'abbassamento delle spalle dalle orecchie. La vostra mano sinistra prende la tempia destra e flette leggermente la testa verso il lato. In questo modo però non dobbiamo girare gli occhi in alto perché la testa ci segue, o non dobbiamo girare gli occhi in basso perché la testa segue in basso. Continuiamo a guardare avanti a noi e cominciamo di nuovo a fare il nostro bel respiro di torace. Inspiro per il naso ed espiro per il naso. Lo tengo per 10 secondi, mi accompagno con la mano e lascio andare il braccio e si ripete la stessa cosa dall'altra parte. Per il prossimo esercizio possiamo anche utilizzare un asciugamano. Ce lo posizioniamo esattamente dietro al nostro collo, all'altezza della nuca. Incrociamo le braccia e pensiamo di mettere il braccio superiore, quello del lato in cui dobbiamo torcere la nostra testa. Appoggiando l'asciugamano sulla zona del mento, noi riusciamo ad eseguire una torsione lenta e rilassando le spalle. Anche questo lo terremo per 10 secondi, cercando di rilassare il respiro usando il torace e rilassando anche la pancia. Poi si può ripetere dall'altra parte. Un'altra possibilità per poter rilassare la contrazione muscolare quando non è eccessivamente forte, possiamo utilizzare l'automassaggio. Con dei piccoli movimenti circolari utilizziamo i nostri polpastrelli, partendo dalla zona sotto l'orecchio e iniziare a fare dei piccoli cerchietti, sempre rilassando le spalle e controllando il respiro. E durante di piccoli cerchietti, c'è una lieve pressione e andiamo via via scendendo lungo il collo. Dopo possiamo passare alla zona del trapezio, che è la più contratta spesso e volentieri, e continuiamo a fare delle pressioni. Quando siamo troppo stanchi, possiamo anche utilizzare la parte contraria. Come
Come abbiamo visto, sono esercizi molto semplici che potete fare in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stanza della vostra casa. E come ultimo consiglio, io vi direi di procurarvi un cuscino con dei semi di ciliegio oppure con dei chicchi di riso da poter riscaldare in forno e posizionare sulla zona dolente. Potete trovare i cuscini in internet oppure potete anche farveli da voi. Buon benessere a tutti!